Allora, buongiorno Silvana. Buongiorno. Ci ritroviamo dopo qualche giorno a riprendere la nostra conversazione. Oggi proprio desidero parlare con te di qualcosa di importante, a mio avviso molto importante, che è la fede. La fede, che cos'è? Che cos'è la fede, ma non solo che cos'è la fede. Volevo parlare proprio dell'essere cattolico. Dell'essere cattolico cristiano, che significato ha? Perché è qualcosa di importante? Proprio una conversazione libera, liberamente. Benissimo. Cominciamo col definire i termini, che è sempre una buona idea per qualunque discussione. La fede, non cattolica, ma semplicemente fede, è una condizione con la quale si vive. Non si può vivere senza fede. Fede umana. Cosa vuol dire? Vuol dire fidarsi, come la parola proprio dice, degli altri. Quando prendiamo un mezzo pubblico ci fidiamo che il conduttore, che l'autista, eccetera, non sia ubriaco, non sia drogato e che ci porterà da A a B. Quando apriamo un libro di testo ci fidiamo che l'autore ci dica la verità. Quando andiamo a scuola ci fidiamo che il maestro faccia altrettanto, eccetera, eccetera. Senza fede umana non si potrebbe vivere, perché ognuno sarebbe una specie di isola, non a contatto ma in conflitto con tutte le altre. Questa è la fede umana. Quindi la fede per definizione è sempre in una persona, mai in una cosa. Per esempio, i musulmani dicono che noi siamo la gente del libro come sono loro. Noi non siamo la gente del libro. Non abbiamo fede in un libro, perché il libro è una cosa, è un oggetto. Non si può avere fede in un libro, si ha fede in una persona. E la fede cristiana è appunto alla fede in Gesù Cristo, nella persona di Gesù Cristo, ovvero Dio, vero uomo, seconda persona della Trinità fatto uomo. Quella è la fede. Cioè noi seguiamo una persona, non regole, regolamenti, proposizioni, personaggi, il Papa, no. Seguiamo Cristo. Ma quella fede, scusa Silvana, non è basata poi sulle scritture? Parzialmente sì. Vediamo un po', sviluppiamo il concetto. La fede quindi è una persona. Ora, cosa vuol dire fede? Vuol dire due cose. Uno, i contenuti della fede. Quando parliamo della fede parliamo dei contenuti. E questi sono 36. Né più né meno, sono 12 articoli del credo, che in una parola sono la dogmatica. Dogmatica è una parola greca che viene insegnamenti, vuol dire insegnamenti. Non so perché la gente consideri la dogmatica una cosa da cui fuggire, ma quando si insegna si fa sempre dogmatica, sono dogmi e sono 12. Questi 12 non sono tutti gli stessi. 8 di essi sono trinitari. Il primo ad avere un Dio Padre, dal secondo al settimo con Gesù Cristo, Dio Figlio, l'ottavo con lo Spirito Santo, altri due sono ecclesiologici e gli ultimi due sono escatologici. Tutto ha importanza, ma qui ci fermiamo solamente a questa analisi, non andiamo oltre. Poi magari ci torniamo dopo. Poi magari ci torniamo. Perché credo sia importante questo. Poi magari ci torniamo. Certo, certo. Poi sono i contenuti. Del credo. Poi ci sono i 10 comandamenti, questa è la morale, è come comportarsi, le mores, dal latino mores. I 10 comandamenti non sono suggerimenti, non sono proposizioni, sono comandamenti, o fai così o dei comandi. Ora, questi comandi, ci sono molti che li prendono come imposizioni contro la libertà umana. Facciamo una metafora appropriata. Cosa sono i comandamenti? Sono il libretto di istruzioni per maneggiare la natura umana. Non hanno niente a che vedere con un'imposizione. Quando tu compri una macchina e ti dice il costruttore, no, non tu, non lo dici tu, il costruttore, guarda che questa macchina ha 3 buchi, qui va la benzina, qui va l'olio e qui l'acqua. Solo un folle potrebbe dire, ma io in nome della libertà metto quel liquido che voglio dove voglio. Distruggeresti la macchina, che da fuori sembrerebbe sempre una macchina, ma da dentro già non lo sarebbe più. Questi sono i comandamenti e questa è la morale. Poi c'è
come chiamarla, la scetica, cioè i desideri che la fede promuove, che sono i sette desideri elencati nel Padre Nostro. Tre che hanno a che vedere con Dio e quattro che hanno a che vedere con se stessi, o con l'autorità, con l'uomo. Con quello si vive la speranza, con i comandamenti si vive la carità e con il credo si vive la fede, propriamente detta. Quindi fede, speranza e carità sono le tre virtù teologali che permettono all'uomo di raggiungere il fine soprannaturale per il quale è stato creato. C'è una quarta sezione, i mezzi per fare tutto questo, i mezzi, che sono i sette sacramenti. E qui si parla di fede sacramentaria, cioè cinque mezzi personali e due sociali. I due sociali sono l'ordine sacro, il matrimonio, tutti gli altri sono personali che seguono l'uomo dalla nascita alla morte su questa terra. Questa è la fede cattolica, che dice il credo, il simbolo atanasiano: quam nisi quisque firmiter firmiter quae crediterit, salvus esse non poterit. Cioè, al di fuori di questa non c'è salvezza. Non sta a me o a nessun altro modificare questa credenza che viene dai primissimi, e viene da Gesù Cristo, infatti. E questi sono i contenuti. Ma i contenuti hanno a che vedere con quello che si deve credere. Questa, come virtù, cioè come cosa personale, la fede è un'altra cosa, è una virtù. Virtù vuol dire abito, abitudine. A che cosa? Ora vedremo. Come viene la fede a una persona? Questo è stato oggetto di, di una bella chiacchierata tra noi. Come viene? Come si acquista la fede? Beh, se una persona è stata battezzata da infante, da bambino, quella fede ce l'ha. È come un seme messo nella terra dove contiene tutto l'albero è contenuto nel seme, ma ancora non sviluppato, non ha ricevuto acqua, non ha ricevuto aria, non ha ricevuto sali minerali e quindi non è ancora cresciuto. Quindi la funzione del battesimo qual è? Precisamente mettere quel seme, il seme della grazia nell'anima dell'uomo, la vita divina nell'anima dell'uomo. Quindi grazia significa vita divina nell'uomo, questo è la grazia. Questa è il livello della grazia, è al di sopra di tutti gli altri livelli dell'essere dell'uomo, perché a livello più basso c'è la materia, poi viene la vita vegetativa, poi viene la vita sensitiva e passionale, poi vengono l'intelletto e la volontà, che sono attributi spirituali dell'anima umana. Quindi l'anima umana ha questi attributi che l'anima animale non ha, quindi intelletto e volontà. La grazia si pone al di sopra di questo. Ora, questi livelli, fare attenzione a questo punto che è molto importante, non si mischiano, si superimpongono e rimangono separati, come prova per esempio l'episodio disgraziato di quella ragazza Eluana, che passò non so quanti anni in stato di coma. Perché? Perché il livello dell'essere, dei sensi e delle passioni era stato distrutto ad un incidente, ma gli altri rimanevano tutti. Cioè questi livelli si superimpongono e il livello superiore impone le sue leggi a quello inferiore. Ma quindi vuol dire che la grazia impone... No, ecco, ora si capirà. Se non ci fosse la volontà libera, la grazia imporrebbe effettivamente le sue leggi a quella inferiore. Ma la volontà è libera. Dio ha creato l'uomo libero. Quindi la grazia non impone, propone. E uno l'accetta o uno la rifiuta, è libero di fare quello che vuole. Quindi come potremmo riassumere ciò che fa la grazia? In realtà la grazia si propone, ma come dire, ti offre più opportunità di incamminarti lungo la strada del giusto, del bello, offre le sole opportunità per quello, non alcune opportunità, tutte le opportunità, perché senza divinizzazione, senza accettare la vita divina in noi, evidentemente la nostra vita sarà troncata a livello animale e non potrà avere la partecipazione eterna alla vita divina. Certo, ma qualcuno dice, scusate, la presunzione di questa religione, si arroga il diritto di auto
dichiararsi religione rivelata. Come rispondi? Non capisco. Qualcuno dice, ma perché la religione cattolica si dichiara religione rivelata, mentre le altre non lo sarebbero? C'è un senso in cui tutte le religioni sono rivelate, perché c'è sempre qualcosa che trascende l'uomo, però la religione cattolica è l'unica in cui la rivelazione viene dall'alto in basso, in tutte le altre vengono dal basso in alto, sono ricerche dell'uomo per qualche cosa che lo trascenda. L'uomo non può fare a meno di cercare qualcosa che lo trascenda, perché è un essere che adora, deve adorare, non scappa a quella necessità. Quindi o adora il vero Dio o adorerà qualche cos'altro, a cominciare da se stesso. Sì, questo l'abbiamo detto anche in un video precedente. Lo fa sempre. Sì. Comunque, la religione, che vuol dire poi dal latino religare, cioè legarsi, attaccarsi, dipendere, è stata rivelata da una persona, Gesù Cristo, che noi crediamo essere vero Dio e vero uomo. Sono infatti, quali sono i punti della fede che hanno a vedere con Gesù Cristo? Sono sei: vero Dio, vero uomo, passione e morte, tre, resurrezione, ascensione, seconda venuta. Tutto qui. E questi sono proposti, non sono imposti. Quindi credere a questi punti di fede è accettare quello che Gesù Cristo ha rivelato. Basato su che? Sui motivi di credibilità dati da Gesù Cristo prima di chiedere all'uomo l'atto di fede. E i motivi di credibilità sono le profezie, che si sono avverate tutte riguardo al Messia, e i miracoli, specialmente quello della resurrezione. Ah, dice, ma non c'è prova della resurrezione? Sì, esatto, non c'è prova. No, un momento, la prova c'è, ma bisogna saperla leggere. Nell'articolo 20, nel capitolo 20 del Vangelo di San Giovanni, c'è la storia di quando Pietro e Giovanni arrivano alla tomba e trovano, cosa trovano? Trovano il sudario che stava attorno alla testa di Gesù, ancora arrotolato come era prima di metterlo nella tomba, è separato dagli altri sudari, dalle altre bende. E il greco dice entetuligmenon, cioè arrotolato attorno a se stesso, così come era quando gli fu messo attorno. Ora, è evidente che se c'è una benda che va dal collo alla testa e che è vuota, nonostante sia arrotolata come era prima, qualcosa di strano deve essere successo. Non può tirarsi fuori a meno di non sbendare, non era stato sbendato. Lì è la prova fisica della resurrezione, che a molta gente sfugge, o perché non sa il greco, perché non glielo spiegano, non lo so, ma comunque gli sfugge. Quindi allora, i precetti della religione cattolica sono 36, dicevi, li hai anche illustrati dopo, però ci tornerei, perché è importante, con l'hai suddivisi, eccetera. Ma allora, la teologia, che funzione ha? Che cos'è e che funzione ha? Soprattutto, che cos'è anche? La teologia è la scienza della fede, però scienza umana, intendiamoci. Evidentemente questi precetti sono nudi e crudi, così come arrivano, e come si fa a progredire nella fede, nella speranza, nella carità? Una maniera è studiando, e questa è la teologia, lo studio sistematico della fede. I principi della teologia, però, i principi sono quelli che abbiamo appena nominato, sono gli articoli del credo. Quindi tutta la teologia verte su questi 36 precetti. La teologia sono gli articoli del credo, i principi della teologia del credo, i comandamenti, teologia morale, i sacramenti, teologia sacramentaria, e la preghiera, teologia ascetico mistica, come si vuole chiamare. Ora, ci sono tante teologie quanto ci sono teologi, o perlomeno quanto ci sono scuole di teologia. Quindi non si può aspettare che tutte le scuole arrivino agli stessi risultati. I principi non si toccano, sono quelli, però le conclusioni possono essere benissimo perché sono basati sulla ragione umana. Quindi la teologia è in sostanza precetti
No, non sono precetti, da dove no, 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 parto, scusa, parto dagli articoli di fede, sì. Ok? Dopodiché, attraverso il pensiero filosofico, noi arriviamo a penetrarli, per esplicitarli, sì, maggiormente. Esatto. È questa la teologia, sostanzialmente. Hai usato la parola giusta, esplicitarli. Non si arriverà mai a comprenderli. Sì, esplicitarli. Perché la comprensione è la possessione totale e completa di una realtà. Quando c'è lo spirito in ballo, quella comprensione non si raggiunge mai. Neanche con misteri non soprannaturali, come potrebbe essere per esempio se stesso. L'uomo è un mistero a se stesso. L'uomo non si comprende se stesso, non si autocomprende. Arriva a una conoscenza di sé sempre più profonda, ammesso che usi il metodo giusto, ma la comprensione non la raggiungerà. Perché appunto è un mistero, c'è cioè della sua spirituale, quindi uno sarà sempre sorpreso dalle capacità per il bene o per il male che si annidano dentro di sé. E sono tutte lì. Ecco, ma perché tu hai tutto sommato scelto, perché è una scelta poi, no? La religione cattolica e non un'altra religione? La scelta non è tua. La scelta viene dall'alto. Ma dicevo prima che tutti i livelli dell'essere, i superiori controllano gli inferiori. L'offerta della fede viene sempre dall'alto. Gesù Cristo è quello che prende l'iniziativa. Non può solo dire sì o può dire no. Perché dice sì? Per motivi, come dire, tanto diversi quanti ci sono esseri umani. Ti racconto due storie. Scusa, ma questo vuol dire che questa sorta di grazia viene proposta a tutti? Viene proposta agli uomini di buona volontà. Se c'è cattiva volontà, non viene proposta, perché Dio rispetta la libertà. E se vede che una volontà è ostile a quello che lui propone, si astiene dal proporla. Si astiene dal proporla. Questo mi è più chiaro adesso. Esattamente, però se c'è buona volontà, anche un minimo di buona volontà, la proposta viene fatta e poi viene o accettata o rifiutata. Perché rimane comunque libero arbitrio. Il libero arbitrio è sempre lì, non so, ma può essere rifiutata anche dopo averla accettata. In generale, chi abbandona la fede, in generale, potrebbero esserci eccezioni, lo fa per disordini morali, che lui vuole giustificare, invece di modificare se stesso il suo comportamento, modifica le regole, modifica la morale, modifica qualcosa. Ma questo è un altro problema. Un altro problema, sì. Ti racconto due storie che mostrano come la fede possa arrivare agli individui più disparati e nelle maniere più impensabili. La prima avvenne negli Stati Uniti poco più di un secolo fa. C'era un professore universitario in vacanza in una regione del Midwest, regione piuttosto arida, non boscosa, eccetera, però lui vedeva dalla sua finestra una specie di collinetta non alta più di 50 metri sulla quale si ergeva una chiesa, una chiesetta di campagna, e ogni mattina poteva osservare una donna che partendo da casa, dal paese, saliva sulla collinetta per andare a messa. E questo lo osservava con una certa curiosità, ma con sdegno, con commiserazione, diciamo. Però c'era una specie di curiosità, ogni mattina lui vedeva se quella donna andava a messa o no. Poi venne l'autunno e il tempo cominciò a raffreddarsi. E la donna sempre lì, con lo scialle attorno, per proteggersi dal freddo, ma non mancava mai di andare a messa. Poi viene l'inverno, e l'inverno in quel posto lì sono temperature glaciali, ma la donna non demorse, continuò ad andare a messa tutti i giorni. E il professore diceva, ah ma sì, non è sufficientemente rigido, poi vedremo quando vengono le gelate, e le gelate arrivarono. Effettivamente arrivò una gelata che mandò una sbuffata di neve sul lato della collina e che poi durante la notte si trasformò in ghiaccio.
Quindi la mattina dopo la collina mostrava un lato completamente ghiacciato, solamente con i ciuffi d'erba che erano sopravvissuti a questo, che spuntavano dalla neve e dal ghiaccio. E il professore si disse tra stesso: oggi non verrà. E invece è venuta e l'ha vista con stupore aggrapparsi alle erbe, alle erbacce che uscivano per andare a messa. E il professore si convertì. Questo episodio che lo convertì. Sarà stato forse una sola volta nella storia che sia successa una cosa del genere, ma è stato il comportamento di quella donna a far cambiare, a fare accettare dal professore la proposta di fede che gli veniva non dalla nonna, ma da Gesù Cristo. Secondo episodio. Durante una traversata transpacifica, pure dei primi del secolo scorso, e le traversate transpacifiche in nave durano molti giorni, c'era un prete a bordo che diceva messa tutti i giorni e c'era gente che andava a messa. Tra questi c'era uno che poi la sera passava il tempo a giocare a carte col prete, e c'era un passeggero tedesco che li guardava con curiosità e notava, come tutti i tedeschi osservantissimo, un osservatore acuto, che mentre la mattina quest'uomo assisteva a messa con pietà e con raccoglimento, la sera a tavola del gioco usava parolacce e insulti e argomenti forti, eccetera, con il prete che gli rispondeva negli stessi termini, e non sapeva capire perché. Come mai? Sono le stesse persone. La mattina si trattano così e la sera si trattano colà. Domandiamo, e chiede a questo, dice: guardi, mi spiega come mai. Lei la mattina attende la messa di sto prete tutto con unzione, eccetera, e poi la sera gliele dice di tutti i colori giocando a carte. E quell'uomo dice: ah, ma è semplice. Cioè, quando il prete dice la messa, non è il prete, è Gesù Cristo che dice la messa. Certo, il prete, certo, la fa in persona Cristi. Non so se uso questi termini, ma sono i termini tecnici giusti. Mentre invece quando io gioco a carte con lui è Don Tal dei Tali, è un uomo come me, eccetera, e ci scambiamo quelle parole, ci scambiamo. Questa semplicissima osservazione, che poi è un punto dottrinale che dovrebbero sapere tutti, convertì quell'uomo. Il tedesco ricevette il dono della fede in seguito a questo ragionamento del giocatore di carte. Ecco, oggi però... Poi ce n'è centinaia di episodi del genere, ma è inutile dirli tutti adesso, insomma. Oggi però, Silvano, è tutto un proliferare di questi ricercatori indipendenti che hanno mettono qualcuno attraverso traduzioni, qualcun altro attraverso ricerche storiche addirittura sulla figura di Gesù. Si è esistito, non si è esistito, è un'invenzione, era qualcun altro, lo chiamavano Gesù, eccetera. Tu come rispondi? Pare che la Bibbia in realtà parla di altro, e qualcuno poi dice anche sulla Bibbia, insomma, questo Dio sanguinario, questo Dio crudele, com'è possibile, insomma, che un Dio possa essere così cattivo, e poi sulla figura di Gesù che ormai viene messo in seria, tra virgolette, discussione. Sì, abbiamo tre punti qui. Uno è la questione biblica in generale, un altro è Gesù, appunto, e il terzo, quale avevi detto? Che Gesù viene, in realtà se c'era qualcun altro, non era Gesù. Che era Gesù. Esatto. Risolviamo questi due. Prima di tutto la questione della Bibbia, come è avvenuta la stesura dei testi sacri. Parliamo del Nuovo Testamento. Da ricordare che sono stati uomini di Chiesa a scrivere il Nuovo Testamento e non viceversa, la Chiesa non dipende dal Nuovo Testamento, perché i quattro evangelisti erano tutti vescovi della Chiesa. E quando la scrissero non erano i soli a scrivere, c'era una pletora, un'altra parola greca, una quantità enorme di scritture che oggi vengono considerate apocrife. Ma apocrife non vuol dire che è proibito leggerle, no, io ce l'ho nel mio ufficio, le scritture apocrife sono infatti utilissime per sapere qualcosa dell'epoca, eccetera. Queste scritture circolavano liberamente tra i fedeli e circolarono per 4 secoli. Ora, da notare che alcune di queste scritture erano malevole, cioè erano di infiltrati, di eretici, di
di tutti i colori che volevano sovvertire. Perché questo fenomeno di infiltrati c'è sempre stato. Sempre in giro. Altre erano scritte da gente in buona fede, ma non erano ispirate. Cioè, e ci sono Vangeli apocrifi, ci sono lettere apocrife, ci sono Apocalissi apocrife, c'è tutta una serie di cose. E queste circolavano liberamente, però la gente si accorgeva poco a poco che alcune di queste scritture facevano del bene spirituale, altre no. Ai primi del V secolo, per essere precisi, nell'anno 405, il vescovo di Tolosa, Esuperio, scrisse al Papa Innocenzo I, chiedendogli appunto una pronunciazione dogmatica sulla questione, quali di queste scritture possono considerarsi ispirate e quali no. Dogmatica vuol dire insegnamento, l'abbiamo detto prima. Dogmatico vuol dire insegnamento. E il Papa gli rispose con la lista del canone che conosciamo oggi. Eccetto due, l'Apocalisse e la lettera agli Ebrei. Queste due rimasero in bilico praticamente per altri 1000 anni fino al Concilio di Trento. Al Concilio di Trento vennero dichiarate ambe due canoniche. Quindi la scrittura non fu un'invenzione, fu una consultazione democratica durata 4 secoli tra il popolo cristiano e la gerarchia. E poi il Papa principio annunziò per la canonizzazione, cioè per l'ispirazione di certe scritture e per la non ispirazione di altre. Ecco, ma come si fa, Silvano, a decidere o a verificare se una scrittura è ispirata o meno? Quali sono i criteri, i parametri? C'è un solo criterio: tutto quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli, e quello che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Cioè è l'autorità che viene al Papa da Gesù Cristo. E che il Papa è obbligato a esercitare secondo la mente di Cristo. Il Papa non può fare quello che gli pare, il Papa non può dichiarare l'ordinazione di donne, per esempio, il Papa non può cambiare la materia dell'Eucaristia da pane fatto con frumento a pane fatto con orzo o che qualche altro cereale. Non ha questo potere, perché è legato, religione di legare, alla mente di Cristo, deve prendere decisioni secondo mente in Cristo. Quindi quando si dice infallibilità del Papa si intende questo, si intende, no? Questo, si intende solamente cose di fede e di morale, e poi, come definite dal Concilio Vaticano I, solamente in modo solenne. Quindi l'ultimo dogma infallibile del Papa è stato quello di 64 anni fa dell'Assunzione di Maria, dal Pio XII. Quella è una decisione infallibile. Poi si ricorda che anche il popolo di Dio è infallibile quando prende decisioni collettive su certi punti di fede e di morale. Ne porto uno dall'Africa. Una ventina d'anni fa i preti, specialmente alcuni missionari, cominciano a mettere sull'idea di ragazze che servono a messa. Ci fu una rivolta tale da parte del popolo che hanno dovuto smettere, non l'hanno più proposto. Il popolo è stato infallibile in questa senso. O come l'assoluzione collettiva. In Africa non ha attecchito per niente, perché il popolo si è ribellato. Non la vuole, basta. Infallibilità. Infallibilità. Certo. Ora, stiamo facendo un'altra cosa. Questo momento era la cosa della Bibbia. Ora, l'esistenza di Gesù Cristo. La gente che nega l'esistenza di Gesù Cristo ovviamente non ha studiato logica, non ha gli strumenti. Perché chi ha studiato logica sa che una proposizione negativa è impossibile provarla. Non si provano proposizioni negative, si possono provare solo proposizioni positive. Ecco perché l'onere della prova è su chi afferma e non su chi nega. Ora, come si nega una proposizione? Impugnandola e facendo vedere che la sua contraddittoria è vera mentre la produzione è falsa. E qui bisogna sapere cosa vuol dire contraddittorio, contrario, subcontrario, che sono tutti elementi della scienza della logica. Ora, è 2000 anni che la persona di Gesù Cristo viene studiata, vista, praticata, pregata, eccetera, da gente di tutti i tipi, di tutte le culture.
Cosa fa questi negazionisti della si concentrano su un autore, no, massimo due, li provano che hanno torto e riducono tutta l'errore filosofico, cioè l'errore filosofico di riduzione. Di riduzione. Sì. Quindi non vale la pena perdere tempo con queste persone, a parte il fatto che se uno vuole veramente investigare che la Chiesa dipende dal suo fondatore Gesù Cristo, non deve andare a studiare libri, deve andare a vedere la realtà, perché Gesù Cristo attua hic et nunc in tutto il mondo. Io proporrei che questa gente vada a fare una chiacchierata con i giovani cinesi che si preparano al sacerdozio, per esempio a Roma, del quale c'erano alcune dozzine. Chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? Questi giovani, tutti nati in regime di persecuzione, che sanno perfettamente che vanno a fare una vita da braccati senza fissa dimora, perché per servire una comunità o diverse comunità clandestinamente, perché se li acchiappano a dire ne se li battono in prigione, e chi glielo fa fare? A questi bisogna domandare, e si vedrà che la vocazione al sacerdozio è una chiamata di Gesù Cristo, non è affatto una scelta, nessuno sceglie la sua vocazione. La vocazione c'è e si dice sì o no nel momento in cui la si vede. È una chiamata? La chiamata. Vocazione vuol dire chiamata, praticamente. Ma tutto questo che tu hai detto, molto interessante, come si sposa con qualcosa in cui sono molto, molto anche polemico, con quanto sta accadendo attualmente nella Chiesa, la strada o la piega che ha preso dopo il Concilio Vaticano II, che mi pare che si stia stravolgendo un po' tutto, Silvano. Sì. Qual è il tuo parere su questo? Quando si dice la Chiesa, sempre si tende a confondere, non a confondere, a ridurre, a ridurla alla sua gerarchia. Perché? Perché è la più visibile. Preti, vescovi, papa, eccetera. In termini quantitativi, il clero cattolico di oggi è lo 0,4% di tutta la popolazione cattolica del mondo. Ma questo non è un punto, è evidente che la gerarchia esiste per uno scopo, e lo scopo è quello di, insomma, è triplice, è lo scopo di insegnare la dottrina, sacrificare, dire la messa, e santificare con i sacramenti, essere sempre a disposizione di chi desidera i sacramenti. È evidente che c'è un certo numero di chierici che non lo fa, che fa questo o che fa altro, cioè che non si comporta ad mentem Christi, si comporta ad mentem non sappiamo di chi, ma un'altra mente. E quando questo succede, uno naturalmente si perde d'animo, no, naturalmente c'è la tentazione di perdersi d'animo e dire ah, questo non funziona, questo così, questo colà, eccetera. Ma non dimentichiamo che è un errore di fede anche, o di speranza, è un errore di che tipo? Questo è un errore, sì, non è di speranza. È un errore di speranza. È un errore di speranza. Ma lasciamo perdere, andiamo fin dal principio. Sì, sì, certo. Al principio, Pietro, la roccia, tradì Cristo due volte. La prima negandolo davanti a quella ragazza nel cortile di Sinedrio, e la seconda scappando via alla crocifissione. La prima decisione collegiale del collegio apostolico fu di scappar via. Relitto ero, omnes fuggerunt, dice il Vangelo, da tremare, ma non c'erano sotto la croce. Chi c'era sotto la croce? Giovanni, l'adolescente casto, lui era sotto la croce perché era il più forte moralmente di tutti. E le tre donne, le tre Marie, e poi tutta una folla di scalmanati, i carnefici, i soldati romani, i giudei che insultavano e che schernivano, eccetera, i passanti così, i curiosi, Simone di Cirene, c'era anche lui. Ma dov'era la gerarchia? Dove erano i preti? Non c'erano.
E Gesù cosa fece? Quindi che quello sia successo allora, che questo succeda oggi, non è da meravigliarsi. Non è da meravigliarsi se ci sono dei chierici infedeli. Come si fa a distinguere un chierico fedele da uno infedele? Ma un attimo solo, tu prima nella conversazione non filmata hai detto che poi Gesù, insomma, tutto questo l'ha perdonato, perché? Esatto. Perché? Poi Gesù non ha esautorato Pietro dopo quei due tradimenti. Questo è un mistero. Ma è così. Gli chiese solo tre atti di amore, ma non lo esautorò, non gli rinfacciò in nessun momento i suoi due tradimenti, chiedendogli dove eri tu quando ero stato crocifisso. O perché hai detto quello a quella donna? Mai. Gli chiese mi ami, mi ami, mi ami tre volte. Si può ammettere che succeda lo stesso oggi. Perché siamo esseri umani. Perché siamo esseri umani. E quindi la cattiva condotta di chi dovrebbe comportarsi bene non è ragione per abbandonare la Chiesa. La Chiesa rimane sempre. La Chiesa è composta dai fedeli. La Chiesa è composta dai battezzati con Cristo all'avanguardia, alla testa. Basta. Come si fa a vedere se un prete fa quello che deve fare o non lo fa? Ci sono tre sintomi. Tre sintomi. Primo, si mostra in pubblico da prete, perché il suo è un ufficio pubblico. Lui ha il dovere di mostrarsi da prete, perché i fedeli hanno il diritto di sapere dove sono i sacramenti, dove può andare. Se non lo fa, non è un buon prete, per le ragioni che siano, ma lui ha il dovere di fare questo. A primostarsi il pubblico in un certo modo, cosa intendi? Che cosa interessa? Farsi riconoscere come prete, per esempio il colletto romano, che può essere uno, o la talare, meglio ancora, o qualche segno esterno che lo faccia vedere da lontano, così che i fedeli possono dire, ah, posso andare a confessarmi da quello. Ma anche un contegno, giusto? Il contegno è ancora meglio, certo, ancora meglio, però perlomeno riconoscersi in pubblico. Secondo, prega quest'uomo, prega, è in contatto, gli interessa imitare il suo maestro, spende tempo pregando, facendo orazione mentale. Orazione mentale. Certo. Se non lo fa, cosa dirà al pubblico? Quello che legge nel giornale, o quello che vede in televisione, o quello che sperimenta con la gente con cui va in giro, ma non farà il buon prete. E terzo, essendo disponibile in qualunque momento ad amministrare i sacramenti e non ponendo ostacoli, mi può confessare immediatamente, mi può consigliare un buon libro, eccetera. Disponibilità. Questi tre sintomi fanno riconoscere il buon prete dal prete non troppo buono. Non diciamo cattivo, perché nessuno veramente è cattivo, e non li si può biasimare, perché molte volte che la formazione che hanno ricevuto è scadente o non esistente o sì, molto scadente, molto scadente, molto scadente. Ma da questi sintomi si riconosce il buon prete. Questo mi ha detto già nell'Ottocento che era molto scadente. Quindi. Sì, no, è da un pezzo che infatti, sì. Il libro da leggere per chi vuole una vera storia della Chiesa e vuole rendersi conto di come si è evoluta la situazione negli ultimi 2000 anni è Le Cinque Piaghe di Rosmini. Libro scritto 170 anni fa. Don Antonio Rosmini. Antonio Rosmini. Antonio Rosmini racconta il degrado dovuto a vari motivi sociali, politici, eccetera, della relazione tra i vescovi e i preti, tra i preti e i fedeli, eccetera, durante tutti questi secoli. E ci sono ragioni. Non bisogna poi credere che la fede sia un sentimento, una cosa che venga dal cuore. Perché? Perché basare la fede su un sentimento è sempre pericoloso, è come basare il matrimonio su un sentimento. Ma mi pare che Francesco, scusa, Papa, vada in questa direzione. La basa sul sentimento. Non sta a me giudicare. Tu dici, se non puoi lodare, taci. Se non puoi lodare, taci. Okay. No, non vado io a giudicare. No, mi assumo io la responsabilità di quello che ho detto, ci mancherebbe. Comunque, il sentimento. Racconta Rosmini che la liturgia dei primi secoli era talmente splendida
che i fedeli si sentivano in cielo quando andavano alle messe solenni, cantate, che duravano poi ore, che li attraevano, eccetera. Il che è bellissimo, e sarebbe desiderabile, però non è necessario. E se la liturgia di oggi si è ridotta alla larva di quello che era, non giustifica non andare a messa. Magari uno ci va con un po' di riluttanza, con un po' di... non si sente, non sentirsi a proprio agio, ma ci va. Ci va perché obbedienza è tuzia, obbedienza è la cosa più sicura. Chi ha da pagare, pagherà. Infatti tu vai a messa tranquillamente. Chi ha da pagare, pagherà. E non sarò io a giudicare, a passare il conto a chi è responsabile di tutto questo. Il conto lo passerà chi di dovere, ma non il laicato. Ecco, ci sono due o tre cosettine ancora, anzi sarebbero quattro, te le elenco. Come spiegare allora, qualcuno dice, i crimini della presunti, ovvero crimini della Chiesa? Sto parlando dell'Inquisizione, sto parlando dei catari, sono le cose più note, no? I catari, sto parlando, non vorrei nemmeno parlare di Giordano Bruno, perché quando si conosce chi era Giordano Bruno, qual era la sua cosiddetta filosofia, qual era la sua moralità, qual era, mi assumo anche io la responsabilità di questo, il suo ruffianismo, che era un ruffiano incredibile. Basta vedere cosa ha scritto di Elisabetta, per esempio, quando era noto chi era Elisabetta, insomma, lasciamo stare Giordano Bruno. E pare che ci siano anche dei dubbi sul fatto che in realtà sia poi andato a rogo. Vabbè, lasciamo perdere Giordano Bruno. Però e questa lista di Giordano Bruno è una roba che viene messa, che viene buttata davanti continuamente. Quindi sono tre le cose più grosse. Anche l'Inquisizione, anche lo sterminio dei catari. Non se ne conosce la storia. Non se ne conosce la storia. Perché ci fu un vescovo, adesso non ricordo il nome, che visitò quella parte di Francia dove è sorta l'eresia catara, ma un secolo prima della questione dello sterminio dei catari, un secolo prima, e si sorprese nel vedere che la gente stava deviando nell'eresia a opera della popolazione giudaica che viveva in quel territorio e che effettivamente stava giudaizzando la gente. Non prese nota del coso, ma non fece niente. Ma nel secolo che seguì, il XII e i primi del XIII, le cose peggiorarono, perché i catari continuavano a convertire, erano riusciti a convertire perfino i locali potentati politici. Il conte Raimondo di Toledo, per esempio, era un catero. E quando succedeva questo, la prima cosa che il Papa fece fu di mandare un delegato, Pedro de Castelnau si chiamava, a rendersi conto della situazione. E questo fu nel 1209, cioè 4 anni prima della battaglia di Muret. Castelnau arriva e quando arriva viene assassinato. Ora, questo assassino non appare nei libri di storia, non appare. Però il delegato papale venne assassinato. Ovviamente il Papa, diciamo, io non ne mando un secondo, no? E infatti i domenicani, che erano poi incaricati dell'Inquisizione, ci fu un momento in cui rifiutarono di accettare l'incarico, perché sapevano che accettare l'incarico di inquisitore era offrirsi praticamente all'assassinio per quello che fosse, per spada, per veleno, eccetera, no? Ma il Papa li costrinse ad accettare. E fu allora che l'Inquisizione fu fondata. Cosa vuol dire Inquisizione? Vuol dire inquirere, cioè inquisire che cosa? Precisamente se una persona è genuina o se è falsa. L'Inquisizione non perseguitò mai gli eretici che erano eredi a faccia aperta, che non volevano seguire la fede, però che lo dicevano apertamente, li lasciava stare. Né perseguitò gli ebrei, che a faccia aperta dicevano di essere ebrei. Quindi perseguitò i marrani? Però perseguitò i marranos. Chi erano i marranos? Erano i falsi convertiti, che di fuori apparivano cattolici e di dentro erano o ebrei o protestanti, questo nel seguito. Qualunque altra cosa praticava, eccetto la fede. Allora bisognava sapere chi fossero, perché erano pericolosissimi. E l'Inquisizione romana fu la prima, precisamente, a
inquirere, a inquisire questa gente su denuncia di chi osservava comportamenti strani nell'oggetto. Da notare che se la denuncia era falsa, qualcuno denunziava gente di eresia per ragioni personali, nel momento che veniva scoperto a lui andavano le pene che sarebbero andate agli altri, quindi non era una cosa... Non si poteva fare con leggero, esatto. O per sbarazzarsi di qualche antipatio, nemico o altro. L'inquisizione spagnola seguì quella romana quando Fernando e Isabel si resero conto che erano circondati da Marranos, e ci fu una regina, adesso non ricordo di che dinastia spagnola, che quando si accorse, quando le dissero che il prete con cui si andava a confessare era infatti un marrano, prima di condannarlo a morte le cavò gli occhi, perché si rendeva conto che era andata a confessare i suoi peccati una persona che ne trovava assolutamente inaffidabile. Ecco la ragione per l'inquisizione. Ma è vero che poi soprattutto in Spagna l'inquisizione fu in qualche modo infiltrata, no? Per dare poi alla Chiesa delle responsabilità. Non ne sono sicuro. Quello che successe fu che il denunciatore dell'Inquisizione, ai primi del XIX secolo, che si chiamava Juan Antonio Llorente, falsificò i documenti perché aveva abbandonato il sacerdozio, aveva abbandonato la fede lui stesso, per denigrare l'Inquisizione deliberatamente. Sì. E poi molti di quelli che hanno scritto sull'Inquisizione nel secolo XIX e XX hanno preso come fonte Llorente. Llorente è inaffidabile. Ma pare che sia successo anche altro. Io ti dico una roba che ho letto, ma che in maniera approfondita pare che anche gli elenchi siano stati alterati, aggiungendo addirittura nomi inventati o nomi di persone che erano morte, comprendendolo nell'elenco. Ma elenchi di chi? Elenchi di quanti furono sì. Il numero, insomma, sì, sì. Pare che i protestanti in questo abbiano avuto un ruolo importante. Ma il numero totale della gente condannata all'inquisizione e poi giustiziata non dall'inquisizione, che non aveva il potere di farlo, certo. Dal governo, sì. Fosse attorno ai 700 persone. Uh-huh. Il numero reale, quindi questa cosa è stata alterata. Poi sotto le pressioni dei governi liberali e massonici del secolo XVIII e XIX, l'inquisizione fu abolita. Ma questo vuol dire che ha lasciato le porte aperte all'inquisizione. Chiarissimo. Quindi, cosa è successo? Che l'enciclica Pascendi di Pio X del 1907 fu, come a me piace paragonarla, come un tappo di champagne messo malapestramente per fermare una diarrea. 50 anni dopo il tappo è partito. È successo quello che Beh, Pio X fece di tutto, insomma, per fermare il modernismo, ma il modernismo non lo ferma più nessuno, perché era sotto, Pio X tentò di fermare, niente. Il modernismo, che sinteticamente è l'adeguamento della dottrina della Chiesa al mondo, sostanzialmente. Al mondo, sì, esattamente. Questo è il modernismo. E questo è il modernismo. Un paio di domande ancora. Quindi l'uomo di fede come si pone di fronte allo storicismo? Di fronte allo storicismo, studiando la storia, sapendo quello che la storia veramente è, cioè quello che realmente accadde. E non è affatto facile, perché la storia si basa sulla fede umana. Lo storiografo dice certe cose e ne omette certe altre. E se è morto da tempo, come facciamo a sapere che ci dicono? In generale si trova che molti storici, o perché non ci sono arrivati, o per mala fede, omettono certi fatti fondamentali e quindi hanno una visione completamente distorta di quello che accade. Oggi, grazie a Internet, l'invenzione più geniale del secolo XX, è possibile consultare non una fonte, ma consultare diverse e in fretta. E allora si vede che ci sono delle cose che sono avvenute e che danno, che completano il quadro di quello che avvenne, o perlomeno lo arricchiscono. E allora sì, allora si può vedere, ma questo che dice il libro, allora non dice questo, non dice quello, non dice quello. E allora uno si dà un'idea di quello che è la storia. Quindi chi crede deve documentarsi. Quanto più si documenta, tanto più crede.
Solo che è più facile imbattersi in siti, come è più facile imbattersi in libri che denigrano e alterano un po' la storia, che non i libri in sostanza, che dicono, come dire, un'altra, che danno un'altra versione. Poi magari dopo, se possibile, suggerisci anche qualche libro. Volevo tornare un attimo su qualcosa di importante. C'è un'altra cosa della Chiesa, che viene dalla Chiesa cattolica, del cattolicesimo, cattolico cristiano, che viene messa in discussione, sembra quasi che venga preso per una storiella, per una barzelletta, mentre invece è fondante, ed è il peccato originale. Che cos'è in sostanza il peccato originale? E quali sono gli effetti, le conseguenze? È la trasgressione di un comandamento. Ai nostri progenitori Dio aveva dato un solo comandamento. A che scopo? Al scopo di distinguere la creatura dal creatore. Ed era una cosa minima. Aveva detto: siete i padroni di tutto, controllate tutto. Anche gli animali, si ricordi che nel libro di Genesi c'è un episodio di Adamo che chiama gli animali, che obbedientemente gli sfilano accanto, e lui li nomina. Nella tradizione semitica nominare vuol dire possedere, vuol dire, ecco perché Gesù rinominò Simone figlio di Giona Pietro, per prenderne possesso. Sì. Quindi per prenderne possesso. Oggi gli animali fuggono dall'uomo. Istintivamente, quando ti avvicini a un animale selvatico, fugge, mantiene le distanze. Quindi il senso era... Il senso era questo, e cioè è tu, hai tutto, è tutto tuo, la natura è tua, eccetto quell'albero e il suo frutto. Perché? Perché quello testimonia che io sono creatore e tu sei creatura. Era la sola proibizione che avessero. E cosa gli disse il serpente tentandoli? Prima di tutto, è divertente la cosa da guardare da un certo punto di vista, comincio con una menzogna. Perché Dio vi ha proibito di mangiare di tutta la frutta di questo giardino? Eva, loquace, donna, risponde, invece di mandarlo al diavolo, che è quello che avrebbe dovuto fare, risponde e comincia ad argomentare: no, non ci ha detto tutto, c'è solo quell'albero, perché se lo mangiamo moriremo. Seconda menzogna: non morirete, sarete come Dio, conoscitori del bene e del male. Quella parola conoscitori è chiave, perché è una parola analogica, cioè l'applichiamo per la nostra povertà di linguaggio tanto all'uomo quanto a Dio, ma non hanno lo stesso significato. L'uomo conosce adeguando il suo intelletto alle cose, Dio conosce creando le cose. Per cui i conoscitori del bene e del male voleva dire che voi deciderete cosa sia bene e cosa sia male, ed è quello esattamente che si sta succedendo attorno. Questo promise il serpente ai nostri progenitori. E quali furono le conseguenze? Semplicissime. Smesso di obbedire a Dio, tutto quello che doveva obbedire all'uomo ha smesso di obbedire, incluso quello che aveva dentro, cioè i sensi, le passioni, anche la salute fisica. Si prese la sua libertà e non gli obbedì più. Per cui, se l'uomo vuole riacquistare unità oggi, cosa deve fare? E deve fare uno sforzo, precisamente detto ascetico, cioè uno sforzo di salita, per mettere le passioni sotto controllo e farle andare dove lui vuole, non dove esse vogliono. Quindi si crea un disordine. Si crea un disordine. E quel disordine va domato, a poco, con sforzo, con l'aiuto dei sacramenti, perché senza sacramenti non si va lontano, da solo non si può fare niente, perché le tentazioni che vengono da questo disordine, più quelle che vengono dal maligno, sono insuperabili dall'uomo indifeso, non ce la fa. Ecco perché la grazia è così importante. È fondante, è l'unica cosa che dà la forza, e i comandamenti da uno sono diventati 10. Però anche qui stiamo attenti: la gente crede che i comandamenti, molti credono che i comandamenti siano delle imposizioni che coartano la libertà. Invece sono, come abbiamo detto prima, le specifiche per gestire la creatura. Ora, c'è una
precisazione di San Tommaso qui, che dice questo. Dice, se tu fai il bene perché c'è una sanzione, se lo trasgredisci, per paura di quella sanzione, fai bene, ma non sei libero. Se tu invece fai il bene perché sai che è bene, perché conosci, perché hai la verità, sei libero. E questo lo corrobora il racconto di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Quando la moglie di Putifar lo tentava nell'adulterio, i comandamenti non c'erano, sarebbero venuti 400 anni dopo. Ma Giuseppe sapeva che non era la cosa giusta da fare, disse no, a rischio della sua vita, perché quella donna lo stava facendo mettere al patibolo al faraone, dopo aver rifiutato di far sesso con lei. E quindi Giuseppe era un uomo libero, sapeva, anche se non c'era un precetto positivo che diceva non commettere adulterio, che poi sarebbe stato il sesto e il nono comandamento. Ecco la libertà. La libertà è quella di fare la verità e il bene, non è fare quello che uno vuole, perché fare quello che uno vuole vuol dire lasciare le passioni libere e andare alla rovina e trovarsi idoli e trovarsi e poi cercare pietre preziose nella bottega del pescivendolo. Non ci sono. Allora, a questo punto mi interessa proprio fare un chiarimento molto 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 elementare, però magari mi auguro che si possa capire. Quindi la differenza tra un uomo di fede, in questo caso fede cattolica, e chi invece segue o pratica l'esoterismo, mi pare di poter riassumere così. Cioè, l'uomo di fede si sottomette, obbedisce o pratica quei 36 precetti. Quindi la strada per unirsi a Dio è quella, riconoscendo comunque che sono una creatura. Chi invece pratica l'esoterismo, che cosa fa in sostanza? Sì, è lui che vuole diventare Dio. Sì, certo. Quindi non riconosce la sua figura di creatura, esatto. Vuole diventare Dio. Esatto. Questo è quello che vuole fare, così illude di fare, cioè cerca indipendenza, lo dicevamo nel video precedente, sì. Non la troverà. Troverà invece una dipendenza molto più dura, ruvida e ossessionante dell'autore dell'esoterismo, che poi è il maligno, e di tutto un sacco di, non so, di pressioni, di depressioni, di idoli, che lo renderanno uno schiavo completo. Come diceva Sant'Agostino, l'uomo buono, anche se schiavo, non si dimentichi che la schiavitù era l'istituto principale dell'economia dei suoi tempi, anche se schiavo è libero. Un malvagio, anche se re, è schiavo. E quel che è peggio, continuava Agostino, non di un solo padrone, ma di tanti padroni, quanti sono i vizi che ha contratto. Chi va nell'esoterismo prima o poi diventa schiavo e prima o poi se ne accorge. È da sperare che non se ne accorga troppo tardi, ma schiavo diventa. Ho messo prima una parola importante per quanto riguarda l'esoterismo. L'esoterista ritiene che con la conoscenza si diventa Dio. Invece il cattolico, in questo caso, è attraverso appunto il battesimo. Praticare quei 36. Ma non, intendiamoci, i 36 punti di fede sono mezzi per un fine. Esatto. Il fine è l'unione con Cristo. Esatto. Cristo dà i mezzi per raggiungere quel fine, ma chi dà forza, chi dà coerenza, chi dà unità è la persona di Cristo. Chi conosce sé, conoscere sé, che è una conoscenza difficile, lo si fa con facilità quando si tratta Cristo. Perché? Perché essere conosciuto dagli altri è quello che succede nella società, ed è una conoscenza importantissima. Quando gli altri dicono qualcosa di noi, magari noi ci sorprendiamo o ci offendiamo senza renderci conto che siamo proprio noi a dare l'occasione a questa gente di dire quello che dice. Ma gli altri non ci conoscono perfettamente. Perché? Perché noi offriamo il nostro comportamento esterno, non riveliamo la nostra coscienza, quindi gli altri non ci leggono dentro. Ma Dio ci legge dentro e ci conosce, ci comprende completamente.
Per cui rivolgendosi a Lui nella preghiera, Lui ci fa conoscere noi stessi. E non c'è conoscenza di sé più completa che quella che viene con l'orazione costante, con l'orazione abituale. E allora ci si comincia a conoscere e ci comincia a sapere cosa io posso fare, cosa io non posso fare, che talento ho per questo, che talento mi manca per l'altro, e prendere decisioni sempre più prudenti, d'accordo con la virtù della prudenza, che è prudente della recta ratio agibilium, con ciò da fare secondo ragione. Silvano, vogliamo rivedere i 36 precetti. Rivediamo. Allora, perché credo che sia estremamente importante. Il primo è: credo in Dio Padre, onnipotente, creatore e Signore del cielo e della terra. Quindi crediamo nella provvidenza, non nel caso. Niente avviene per caso. Quando cosa avviene è sempre provvidente, c'è una volontà divina che fa venire certe cose in una certa maniera. E poi c'è la creazione che è il dare essere alle cose dal nulla. Poi altri sei punti di credo sono i sei articoli che hanno a che vedere con Cristo, con la seconda persona della Trinità fatto uno. Questi sono, come dicevamo prima, essere vero Dio, essere vero uomo, essere morto, sepolto, 4, essere risorto, 5, essere asceso al cielo e 6, verrà a giudicare i vivi e i morti. Questi sono gli articoli del credo cristologici. E così si arriva al numero 7. Il numero 8 deve vedere con lo Spirito Santo, terza persona della Trinità. Quindi i primi 8 articoli del credo sono trinitari. Poi vengono i due articoli ecclesiologici, ecclesiali se si vuole usare un termine diverso. E questi sono la Chiesa, una santa cattolica apostolica, e l'amministrazione dei sacramenti, che viene condensata in una sola sentenza, la remissione dei peccati. E poi la vita eterna, e poi poi i punti escatologici, cioè delle ultime cose, la resurrezione della carne e la vita eterna. Punti escatologici, cos'è l'escatologia? Escatologia, escaton in greco, erano le ultime cose. Le ultime cose. Per esempio, il destino finale. La città di Alessandria fondata da Alessandro all'estremo delle sue escursioni asiatiche, la chiamò Alessandria Escatè, la ultima Alessandria. Quindi l'escatologia ha a che vedere con le ultime cose dell'uomo e con le ultime cose del mondo. La vita eterna ha un significato particolare. Quando noi diciamo la vita eterna, non pensiamo normalmente a quello che veramente l'eternità è. E si fa l'errore di credere che l'eternità abbia un principio ma non abbia un fine. Non è così. Quello che è eterno non ha né principio né fine. Cioè c'è un'eternità prima e un'eternità dopo, e nel mezzo è come un panino, no? Le due eternità fanno da parentesi di tempo, dicevi tu, no? C'è una parentesi di tempo. Sì. Quello che volgarmente si chiama vita in realtà è tempo. Tempo concesso a ogni essere umano. È evidente che il tempo comincia al concepimento, non comincia alla nascita. Quindi gli scienziati che discutono se la vita comincia a vivere stanno abbaiando sotto l'albero sbagliato, come si dice in inglese. E completamente mancano il punto, insomma, l'eternità esisteva prima. Che eternità esisteva prima? L'eternità è in mente dei, perché c'è un progetto di vita nella mente di Dio dall'eternità stessa per ciascun essere umano, e questo viene corroborato da episodi che occorrono di tanto in tanto, che avvengono. Per esempio, io ne racconto uno: una volta una donna si andò a confessare con Padre Pio e le confessò di aver commesso un aborto. Padre Pio non disse niente, non la rimproverò, non le fece la ramanzina, però la fece partecipe di una visione che lui aveva avuto in quel momento stesso. E quella donna vide, e che cosa vide? Un Papa, santo, ben voluto da tutti, influente, benedicente, amato dalle folle anche delle altre nazioni, eccetera, e poi le disse:
Padre Pio, la donna dice, vedi? Vedi quello che hai visto? Ecco cosa aveva preparato Dio per tuo figlio se non l'avessi ammazzato. Quindi cosa aveva fatto quella donna effettivamente? Aveva interrotto, aveva rotto un progetto di vita, precisamente. Ogni volta che si commette un aborto si rompe un progetto di vita e non sappiamo di chi, per chi, eccetera. Quindi sono scotti da pagare. E scotti che si pagano, che lo si voglia o no. Bene, abbiamo anche concluso quest'altra chiacchierata. Abbiamo in programma altre chiacchierate. Come possiamo in qualche modo riassumere questo quanto hai detto finora? L'importanza di essere cattolico, l'importanza di sentirsi creatura, l'importanza di non tentare di voler essere Dio, l'importanza di che cosa? L'importanza di occupare il posto naturale che si occupa nell'economia della creazione, che è un posto, dato che l'uomo è zoon politikon, cioè un essere, un animale politico, in compagnia e con l'aiuto di altri esseri umani. Non si raggiungono questi fini da solo. Quindi vivere in società, avere influenza in società, spandere queste idee, portarle agli altri, cioè obbedire al mandato di Cristo, andate, predicate, battezzate. È l'ultima frase del Vangelo di San Matteo. Bisogna prendersela sul serio, per questo siamo qui. Non siamo qui per altro. Che siamo qui? Non siamo qui per comprare la macchina, per godere, per usare il cellulare. Per godere di centrosaglie che un giorno, volenti o volenti, bisogna lasciare. Non siamo qui per questo. Siamo qui per santificarci insieme ad altri come aiutarli a santificarli. E darci, fondamentalmente darci, la felicità consiste nel darsi, non nell'avere, non nel ricevere, non nell'accumulare, nel darsi. E darsi a chi? A tutti. Il servizio, che è una cosa specificamente cristiana, è fondamentale, servizio a tutti, anche ai bambini. Cioè, ai bambini non bisogna mai mentire, mai, non mi si serve mentendo. L'altro giorno mi diceva qualcuno, un amico, sono stato a Trieste, che aveva sentito una madre dire al figlio 6enne, cioè ancora sotto l'uso di ragione, guarda, dice, tu sei libero di fare quello che vuoi, non te lo devo dire io quello che fare. È un errore, al di sotto dell'età di ragione è impossibile decidere, perché uno non sa. Quindi il sapere, quello che è giusto, il sapere conduce alla libertà, e solamente quando si sa la verità delle cose si è liberi. Posso leggere, Silvano, la conclusione, queste poche righe da un libro? Dice che la tua vita non sia una vita sterile, sii utile, lascia traccia, illumina con la fiamma della tua fede e del tuo amore, cancella con la vita d'apostolo l'impronta viscida e sudicia che i seminatori impuri dell'odio hanno lasciato, e incendia tutti i cammini della terra con il fuoco di Cristo che porti nel cuore. È la prima frase di Cammino, di Cammino solco e forgia di San José María Escrivá de Balaguer, che io conobbi personalmente. Grazie Silvano. Di niente.